La polemica è di questi giorni e nasce intorno alla figura di Marino Pascoli. Chi era Marino Pascoli? Era un partigiano o non lo era? Ascoltiamo qualcuno che ne sa qualcosa. Marino Pascoli è un giovane repubblicano di 23 anni che viene assassinato il 5 gennaio del 1948, avevo 2 mesi a quella data, nei pressi di Mezzano. Lui stava andando a casa da Mezzano, da Monite, dopo essere stato al cinema con la fidanzata, il fratello e la fidanzata del fratello, e venne assassinato da 4-5 persone che lo aspettavano dietro una siepe. Marino Pascoli aveva fatto il partigiano in montagna, nella 29esima Brigata Garibaldi, nelle montagne del Forlivese. Era un uomo in collegamento con i servizi alleati che gli fornivano armi, informazioni, eccetera. Nel dopoguerra, uomo coraggiosissimo, io ho letto i suoi articoli sulla Voce di Romagna, il settimanale repubblicano dell'epoca, in cui attaccava duramente, nel clima del 1948, coloro che si fregiavano dell'immagine partigiana per compiere le loro personali vendette. Quindi era sicuramente un uomo contrario ai metodi del Partito Comunista dell'epoca. La sera rientrando venne assassinato e ufficialmente non si scopersero mai i colpevoli. In realtà, dico queste cose naturalmente assumendomi la responsabilità di quello che dico, alcune persone vennero processate per il suo omicidio. Non si può dire che fossero loro, semplicemente perché il testimone che aveva visto 4-5 persone attenderlo nella zona dove poi fu compiuto l'attentato a colpi, non mi ricordo se di pistole o di mitra, ritrattò la propria deposizione dopo aver visto in faccia della gente al processo, disse che non erano loro e quindi ufficialmente costoro sono assolti, come è giusto che sia in qualsiasi processo corretto. Poi dopo che ci sia al mondo ancora qualcuno che sa come andarono veramente i fatti di Marino Pascoli, è possibile. Come mai questa figura scatena ancora così tante polemiche? Abbiamo assistito alla polemica appunto portata avanti da Bazzoni, che ne chiede addirittura il busto in comune come per Boldrini e Zaccagnini. Ma io non vorrei entrare nelle polemiche attuali, perché mi sembra francamente che aprire una speculazione politica sulla figura luminosa di Marino Pascoli sia una cosa sbagliata. Zaccagnini e Boldrini sono nei busti nelle sale d'ingresso del Consiglio Comunale in quanto deputati all'epoca della Costituente, deputati ravennati della Costituente. Che il Partito Repubblicano non sia ricordato nelle vicende che contraddistinsero la presenza di una forza democratica nella città di Ravenna, secondo me è un errore, non è un problema di busti in Consiglio Comunale, è un problema di memoria storica. Credo che sia sbagliato oggi aprire polemiche strumentali, perché le polemiche strumentali si dimostrano di corto riferimento. Gian Guido Bazzoni, consigliere regionale, che ha sollevato la cosa, io francamente l'ho vista nei titoli dei giornali ma non l'ho approfondita, credo che sbagli ad aprire questo tipo di polemiche dopo 65 anni. Capisco che voglia pascolare nell'elettorato repubblicano, ma mi sembra che insomma, la storia del Partito Repubblicano dimostri che quando si è trattato di fare veramente muro contro il comunismo, pericolo di allora, il Partito Repubblicano c'era e altri no. Oggi, francamente, mi sembrano strumentalizzazioni che ritengo sbagliate, naturalmente con la libertà ognuno di esprimere le proprie opinioni, ma il sottoscritto, ci tengo a sottolinearlo, ha portato a Ravenna alcuni anni fa Giampaolo Pans quando si discuteva di un libro che fece scalpore, Il sangue dei vinti. Questo per dire che il Partito Repubblicano non ha certamente paura di confrontarsi né con la storia né con gli ex avversari.